Allora, questi sono i doni del Papa, questo veliero, questo bauletto madreperla, questa è una statua che viene dal Perù, e poi questi due arazzi, l'uno raffigura il crocifisso e l'altro invece una Madonna di stile orientale. Questi invece? Questi sono provenienti invece dalla Presidenza del Consiglio. Beh, questa è un'attività? Sì. Questo invece è il dono del dottor Rosario Bianco. Ah, il dono del dottor Bianco. Questi doni che sono di donatori vari, insomma, persone varie della città. Questo invece è il Calcio Napoli. Sì, per. Pallone con le firme di Amsic, Leon, Mertens e Koulibaly. E poi la maglia. Donata al cardinale. Questo invece è... Questo si può sapere? Questo. È di ceramica ed è un centrotavola di ceramica. Da privati questi? Sì, questo invece è da qui in poi il Presidente della Repubblica. Ah, Presidente della Repubblica. Questi centro tavola, portando un po'. Questi invece sono da privati. Grazie mille. Prego. L'ho già mandato al giornale con la mia scaglia. E poi appunto a una destinazione anche di carattere di solidarietà, di carità. Assolutamente. Per cui credo che non poteva avere che una destinazione migliore, insomma, no? Siamo grati. E quando lui disse questo fatto che è Gaetano, noi subito siamo da fare. Noi con lei che siete abituati a gesti di solidarietà, non è vero? Sempre. È quello... l'esistenza della congrega. Grazie a voi, Eminenza. Grazie. Scriviamo questa anche la pagina di quest'anno, ha una finalità.
realtà una destinazione molto chiara, molto precisa, per cui si fa sempre leva su quella apertura, quella sensibilità, quella solidarietà che Napoli mostra di anno in anno, direi sempre più, coinvolgendo anche tutta questa realtà anche istituzionale, il Presidente della Repubblica, il Papa, il Presidente del Consiglio, le istituzioni anche locali che diciamo fanno a gara per avere, dare un segno della loro presenza. Avete visto, ci sono dei regali del Presidente della Repubblica straordinari quest'anno, così anche il Papa, il Presidente del Consiglio, ma credo che questi gesti diventano un segno di volontà di superare le immancabili difficoltà che abbiamo. E poi sono dei segni concreti. Finalmente non sono solo parole, non sono solo gesti, non sono così solo progetti che si dice, si fa. No, qui sono segni concreti con una finalità estremamente, anche questa molto concreta, che è per, soprattutto per i nostri ragazzi, per i nostri bambini ammalati. Eminenza, quest'anno poi in particolar modo con la lettera pastorale dedicata proprio a visitare gli infermi, in questo caso poi, come lei diceva, bambini. Sì, sì, io anche nella lettera, come noi stiamo continuando su questa strada della carità, commendando ogni anno un'opera di misericordia corporale, quest'anno appunto visitare gli infermi, però mi è sembrato opportuno allargare il discorso non solo all'infermo fisico, all'infermo che sta nell'ospedale, in una casa di cura, ma alle tante debolezze, ai tanti infermi, alle tante fragilità. E così si pensa al giovane disoccupato, abbandonato, al bambino che non riesce a vivere questa fanciullezza così come la natura, direi, gli dovrebbe dare, o ai tanti disperati, ai tanti che si sentono soli, no? Ecco, sono tutte fragilità che vengono coinvolte in questa visita, diciamo, tra virgolette, che significa accompagnamento, appunto vicinanza a chi vive queste fragilità. E allora, se ci mettiamo sulla strada della carità, siamo sicuri che possiamo dare il nostro contributo per risollevare, per maturare, per far crescere anche la nostra comunità civile. Bene così? Grazie. Okay. Quando vuoi. Vado. Sì. L'asta è divenuto ormai un appuntamento tradizionale. Qual è il significato profondo di questo gioco a fin di termine? Il significato è quello di richiamare tutti, credenti e non credenti, a quella responsabilità che ciascuno ha nei riguardi degli altri, senso di volersi aprire alle necessità e ai bisogni e non vivere una vita molto chiusa, molto stretta, diciamo egoistica, perché l'egoista non va mai oltre un po' la giornata. Avere uno sguardo aperto, guardando l'altro, soprattutto chi quest'altro è in un particolare bisogno o necessità, significa riempire il proprio cuore, ecco, di questa dimensione forte, umana, sociale e religiosa. Grazie. Al direttore della RAI, tradizionale sponsor di questa iniziativa voluta dal Cardinale Sede e dalla Chiesa di Napoli, questa è la 13ª edizione che si lavora insieme per realizzare piccoli interventi ma grandi nel loro valore e nella loro utilità. Salutiamo il direttore generale dell'ASL di Napoli 200, il dottor Forlenza, con il quale è in atto da tempo una sinergia molto concreta sul piano assistenziale. C'è stata di recente la consegna dell'ecografo all'ospedale San Paolo, che è stato segnalato proprio dal direttore Forlenza e che ricade a carico dell'ASL 2017. Il
professore Gian Maria Ferrazzano è il referente della diocesi per tutto quanto riguarda il mondo della sanità, ha seguito i progetti di questi anni, continuerà a seguirli quest'anno, è fondatore e presidente dell'associazione di medici volontari che forma Medicina Solidale, a disposizione di quanti hanno bisogno di una consulenza, di una visita, prima ancora di essere avviati poi eventualmente ai policlinici universitari con i quali la diocesi è convenzionata per un'assistenza ospedalizzata e più concreta e più positiva. Ho distribuito a nome di Sua Eminenza l'elenco di tutti i progetti realizzati dal 2006 ad oggi. Sono progetti significativi. Possiamo dire che in questi 12 anni, per la 12ª edizione, sono stati raccolte spese, le spese fondi per circa 2 milioni di euro in questi 12 anni di qualcosa. Sono stati realizzati interventi particolari che servivano magari per assicurare una migliore, più adeguata e più moderna assistenza ai piccoli ospedalizzati. Si è partiti con la realizzazione di un intero reparto presso l'ospedale Pausilio. Ricordo che furono spesi 320.000 euro e il reparto fu realizzato in 4 mesi soltanto. E fu non soltanto risultato il reparto, ma furono acquistati anche lettini particolari. Il reparto è definito pressurizzato perché consente una mobilità anche per le mamme che possono interagire con i figli piuttosto che lasciarli soli nel lettino. Ricordo fra gli altri la banca del latte materno, ricordo ancora il progetto Angelo Custode per il telecontrollo a distanza dei bambini in coma o dei bambini dei malati cronici, dei pausini cronici. Hanno un tablet che fu consegnato alle famiglie e sono in contatto 24 ore su 24 con il centro di rianimazione dell'ospedale San Lavoro. Questo solo per dire alcune. Qualche altra notizia di rilievo è data dal fatto che ancora una volta la RAI nazionale, attraverso il nuovo presidente Marcello Foa, ha dato il proprio patrocinio, ha sponsorizzato l'iniziativa, apprezzando il valore dei progetti che si andranno a realizzare. La stessa cosa ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, che ha fatto dei doni anche lui particolari. Il Presidente Mattarella ha condiviso l'iniziativa, ha mandato una serie di doni che stanno quanti qui sulla sinistra, mentre sulla destra ci stanno quelli di Papa Francesco, che da sempre condivide l'iniziativa. È un modo di solidarizzare, un modo di condividere l'impegno per la città, un modo di prestare attenzione ai bambini che soffrono. Presenza particolare che sarà data alla serata di beneficenza che si terrà il 18 dicembre prossimo presso la RAI è data dallo stilista Rocco Barocco, che rispondendo agli auguri del cardinale per i 50 anni di carriera si è detto lieto di poter intervenire e dare il suo contributo per una causa giusta e una causa bella come quella per i bambini che soffrono. I doni li vedete, sono tutti quanti lì e sono soltanto una parte. Sono in arrivo, sono stati già annunciati i doni del Presidente della Regione, del Sindaco di Napoli e di altre istituzioni cittadine, ma anche di singoli primati. Quest'anno i progetti realizzati, uno che ho già detto è l'ecografo consegnato all'ospedale San Paolo, il giorno 10 dicembre sarà la consegna alla clinica di cardiologia pediatrica presso i Monardi di 2 incubatrici di ultima fascia, di ultima generazione, e nello stesso giorno ci si sposterà al Policlinico per inaugurare l'Isola del Sorriso, un'area attrezzata per la cura dell'autismo. È un'iniziativa assolutamente attesa, molto importante, tenuto conto del fenomeno crescente che c'è e tenuto conto che proprio di recente è stata bocciata la legge sull'autismo. E quindi torna quando mai opportuno questo intervento.
Un ultimo intervento che riguarda l'asse 2017 è il giorno 17 dicembre sarà consegnato all'ospedale Pausilipon, proprio nel reparto, il primo reparto che fu realizzato nel 2006, un ecografo portatile di ultima fascia che serve per la diagnostica in favore dei bambini affetti da, purtroppo, da malattie oncologiche e quindi si tratta in genere di bambini leucemici che devono essere sottoposti a trapianto di midollo osseo e mentre prima venivano spostati in altro posto, adesso hanno la possibilità, essendo le copre portatile, di farlo in sede questo esame diagnostico. Quindi sono questi a completamento gli interventi, dei progetti dello scorso anno. Quest'anno ci sono progetti altrettanto importanti. Al Policlinico Federico II non c'è una sala di rianimazione perché non c'è pronto soccorso in generale, non c'è in particolare una sala di rianimazione per i bambini, pediatrica, che a volte, o perché sottoposti a intervento chirurgico, perché malattie gravi, insorte, anche durante la degenza, devono essere trasportati all'ospedale Santo Bono, in altro ospedale, per essere ricoverati in sala di rianimazione, con tutti i rischi che questo significa. Allora si è pensato, è stato pensato il professore Ferrazzani, fatto da Tramite, di realizzare una piccola sala di rianimazione presso il Policlinico, che si chiama Red Point, in maniera che sia possibile fare un primo soccorso, poi dopo se si riprendono vanno all'altro, altrimenti vengono mandati in altra struttura ospedaliera pediatrica. Per questo progetto già c'è un grosso imprenditore che ha dichiarato la sua disponibilità a sostenerlo e a finanziarlo. Un altro progetto importante, malformazioni vascolari in bambini nati precocemente e di peso inferiore a 1 kg. Non esiste un centro a Napoli, questi bambini sono costretti ad essere portati altrove con tutti i costi, eppure la incidenza della malattia sui bambini nati è circa del 20%, che è molto significativa e molto alta. Si pensa di realizzare qui questo centro con la possibilità di una terapia attraverso laser, è una nuova terapia per cui i bambini vengono presi, vengono curati, vengono assistiti e poi ritorneranno successivamente anche per un'ulteriore cura. Si realizzerà anche un registro delle malformazioni vascolari che fino ad oggi non esiste. Anche per questo c'è un grosso imprenditore che ha annunciato la sua disponibilità a finanziarlo. Terzo progetto importante, sappiamo tutti che la cura dei denti è fondamentale per la salute dei cittadini, in particolare per i cittadini detenuti nelle carceri, che sono quelli che magari proprio per la loro come dire, emarginazione sociale sono costretti a non curarsi. Quindi la detenzione può essere come dire, l'opportunità, la sede opportuna per poter cominciare la cura dei denti. Allora si pensa di realizzare lì un centro per le patologie odontoiatriche. Il professore Ferrazzani è proprio un odontoiatra del Policlinico Federico II, presterà la sua opera gratuitamente. Questo centro si potrà realizzare in sinergia con altri istituti, a partire dall'ASL Napoli 200, che il direttore ha già dichiarato la sua piena disponibilità, ma anche l'università e altre strutture. Per questo c'è la banca che ha annunciato la sua disponibilità. Quindi credo che quest'anno sarà possibile realizzare queste cose e anche altro, così come andremo a coprire a saldo anche il costo dell'ecografo, che è abbastanza rilevante, quello per un ecografo che costa 89.000 euro, come ho detto prima, per il Pausilipon. Quindi c'è un impegno corale, ci sono tanti doni, c'è tanta generosità dimostrata nel tempo, continuerà anche quest'anno ad essere testimoniata. Veronica Mazza presenterà la serata, come sempre, ha presentato anche la visita del Papa, e Peppe Iudice, come l'anno scorso, sarà il battitore, ospite d'eccezione sarà Gigi D'Alessio. Sarà una bella serata, sarà possibile grazie agli amici della RAI. Io darei la parola proprio a questo proposito al direttore Vittorio.
buongiorno a tutti. Sono 12 anni che facciamo quest'asta, si sono succeduti parecchi presidenti, parecchi direttori generali, nessuno ci ha detto di no. Visto che facciamo una cosa importante, la mia proposta è di fare il prossimo presidente della RAI l'arcivescovo di Napoli. Abbiamo fatto le nuove nomine, c'è una prima, per la prima volta RAI 1 avrà un direttore donna, Teresa De Santis, a cui i miei auguri di buon lavoro. Per la prima volta ci sarà un pensionato che è uno straordinario un po' di televisione come Carlo Freccero a RAI 1, quindi sulle prime volte forse ci può essere una terza, prima volta di avere per la prima volta un religioso presidente della nostra azienda. Ma ho fatto una battuta evidentemente per parlare di cose molto più serie. Ma io vi devo confessare che ogni volta che vengo ringraziato provo imbarazzo, perché non ci deve ringraziare nessuno. Noi abbiamo l'obbligo di fare risalire del genere, l'obbligo. Perché ho sempre pensato che il servizio pubblico siano doveri, non siano diritti. Ho sempre pensato che il servizio pubblico sia una cosa diversa dal mercato. Ho sempre pensato che il servizio pubblico deve essere nei territori e deve raccontare il territorio ma aiutare il territorio. Questo è un gesto molto concreto, molto forte. Nel mio ufficio la cosa a cui tengo di più è un piccolo Pinocchio della prima asta che fece per un bambino, che noi comprammo pagandolo 1000 euro, che era un segnale molto preciso per dire noi ci siamo. Continuiamo adesso, continueremo a farlo negli anni prossimi. Devo dire che chiunque viene chiamato in questo veramente risponde immediatamente. Io devo dare un ringraziamento a Gigi D'Alessio, non solo perché è uno straordinario artista, perché ci darà la possibilità di sentire la sua musica, però penso di poterlo raccontare, un nome che è uscito durante una classica cena a casa qui al Cardinale. Una volta si mangiava malissimo, dopo qualche anno invece che si mangia anche molto bene. Uscì il nome, Antonio Sasso lo chiamò e lui disse immediatamente sì. Non si pose nemmeno il problema di dire vediamo le date, disse sì. Perché noi napoletani siamo gente strana, abbiamo dentro tutta la violenza del mondo e tutta la tenerezza del mondo. E quando lavora la seconda di questa nostra anima, siamo una strana città provvisoria, il nostro dialetto non chiude mai una parola, tutte le parole sono concrete, anche la lingua è provvisoria, però c'è uno straordinario cuore e questo cuore deve essere dato e noi come servizio pubblico abbiamo l'obbligo di farlo. Dopodiché, ma davvero finisco. Parlare dei bambini pone l'eterna domanda: che cosa fa Dio? Perché questa io penso che sia la domanda che ci prende tutti, laici, religiosi, quant'altro. Io dico con onestà, ho un rapporto complesso con la fede e non so cosa fa Dio. Quello che so è invece quello che possono fare gli uomini e tutto quello che possiamo fare, non so se ci sarà riconosciuto, ma certamente dobbiamo farlo a prescindere, perché appunto siamo uomini ovviamente inteso come genere, siamo uomini e donne, diciamola, mettiamola così, siamo uomini e donne che abbiamo nel valore della solidarietà l'elemento che ci differenzia dal resto della natura. Quindi non so cosa fare di più, so quello che dobbiamo fare noi, dobbiamo continuare a lavorare in questa iniziativa e io l'ho detto anche al Cardinale, avrei il sogno che questa iniziativa diventasse un'asta di beneficenza organizzata dalla RAI e organizzata dalla Chiesa in tutte le grandi città d'Italia, perché sarebbe un modo straordinario, secondo me,
per essere presente sul territorio e per rappresentare il nostro servizio. Sono anziano, quindi alla fine mi perdo, quindi non so mai come chiudere. Quindi accontentatevi di questo e da domani lavoreremo. Grazie al direttore Pinto, la domanda è legittima, se teniamo conto dei limiti della natura umana. Il cardinale poi ci dirà che cosa fa Dio in queste circostanze e anche in altre circostanze. Che ne so. Gigi D'Alessio è assente, come vediamo, però vuol far sentire la sua voce, non cantando, certo. Ma dovresti interesse, Padre Adriano si è ricordato le fuori con lui. Intanto vorrei pregare il direttore Formenza, quanto può pesare, non in termini economici, questo intervento che viene fatto ogni anno grazie alla generosità di tanti nella sanità pubblica? Sono interventi di piccolo costo, però hanno una grande importanza, e non sempre anche la sanità pubblica riesce a coprire costi di 20-30 euro, 30.000 euro o poco più, insomma. Qual è la problematica vera e qual è il valore di questa presenza della generosità napoletana sotto la vita della Chiesa e della RAI? Allora, buongiorno a tutti. Intanto io devo esprimere che con immenso piacere sono qui stamattina, anche perché il Cardinale Segre mi ha invitato personalmente quando ci siamo visti a San Paolo e naturalmente non ho potuto dire di no, ma mi meraviglio che non ci siano pure altri miei colleghi, perché se, come è vero, che dal 2006, vedendo tutti i doni che sono stati fatti, il 99% credo che siano doni dati a strutture sanitarie, è come dire, diciamo, ci doveva essere una presenza un po' anche di altri. Ma comunque, lasciando da parte questa situazione qua, io voglio rimarcare due cose. La prima: intanto con la Curia di Napoli, noi come ASL Napoli 1, dal momento in cui io mi sono insediato, abbiamo avuto, diciamo così, un rapporto di grande collaborazione. Noi abbiamo realizzato due grandi cose, io lo voglio ricordare alla stampa perché è importante. Noi abbiamo realizzato quella convenzione eminenza del camper per licenza fissa di mora. E oggi le dico che dai dati che ho io è stata una grande, grande iniziativa, perché sta veramente funzionando, non so, ma i dati che ci dicono di quanti senza fissa dimora sono curati attraverso questo campo della salute, è stata una risposta che ci ha messo in collegamento, in contatto con veramente il mondo più debole. Alcune volte se ne parla del mondo più debole, gli ultimi cosiddetti, e poi non ci mettiamo in contatto. Noi ci siamo messi attraverso quell'iniziativa, grazie alla sinergia, alla collaborazione con la Caritas, con la Curia, cioè ci siamo messi in contatto. Poi abbiamo fatto un'altra questione che sarà altrettanto importante, la questione dell'apertura e restituzione della Chiesa dei Cinesi nel quartiere Sanità, dove è stata portata a termine delle opere che erano praticamente ferme quando mi sono insediata. Nel giro di 9 mesi sono state portate a terra, abbiamo portato e restituito alla città di Napoli, anche per chi l'ha vista, e qualcuno che non l'ha vista vi invito ad andarlo a vedere, una chiesa che ha una storia e patrimonio della città di Napoli. E poi c'è stata questo mio coinvolgimento su queste iniziative. Io ho voluto prima dire queste cose perché è importante, diciamo, che ci sia un filo conduttore. Il filo conduttore è anche, diciamo, da un punto di vista dell'attuale situazione che noi abbiamo, da un punto di vista anche finanziario, io devo dire che oggi la situazione è molto diversa rispetto a qualche anno fa. Noi per anni, come ASL della Sanità Campana, abbiamo avuto il blocco dei finanziamenti per le apparecchiature, per le ristrutturazioni e il blocco anche delle assunzioni, naturalmente, che dovevamo rientrare dal deficit. Oggi non siamo più in questa situazione, quindi significa che anche l'acquisto che ci viene, come dire, questo dono che ci è stato fatto, è un dono che è un di più, non è un di meno, è un di più. Però giustamente è nelle cose che nel momento in cui
la curia mi dice noi abbiamo, vogliamo fare un omaggio ad un ospedale, dimmi su questo ospedale che cosa manca in questo reparto di pediatria come il caso del San Paolo. E siccome sapevo che mancava l'ecografo, gli ecografi non è che non li abbiamo comprati in quest'ultimo periodo, li abbiamo comprati, ma li abbiamo comprati per altre strutture, contando appunto che l'ecografo ce l'avrebbe poi per il reparto di pediatria del San Paolo, dato questa asta di beneficenza, questa raccolta di fondi. E devo dire, e lo dico veramente col cuore, quella è stata la bellissima giornata quel giorno quando Eminenza è venuto a portare, perché si è colta proprio quella che è lo scopo dell'iniziativa. Cioè lo scopo dell'iniziativa è sensibilizzare sostanzialmente quello che è la necessità che ognuno di noi nella coscienza si deve dare, cosa fare per migliorare praticamente le cose, cosa fare per venire incontro a situazioni in cui c'è necessità di dare dei segnali, che non è più, diciamo, il tempo dell'egoismo, del chiudersi, perché uno dei rischi che noi stiamo correndo è che la gente si sta chiudendo in se stessa. Questo clima che c'è, diciamo, anche di paura, se volete, le difficoltà economiche, ognuno si sta chiudendo in se stessa. Questa invece è un'iniziativa che si apre, diciamo così, le porte ad avere la coscienza, e una coscienza, che sia quella che tutto quello che uno deve fare nella vita, la deve fare perché deve raggiungere un obiettivo, perché deve dare un segnale. Bene, oggi noi forse obiettivi non ne raggiungiamo, ma sicuramente un segnale lo abbiamo raggiunto. Grazie, grazie direttore, per questa sinergia che è nata e che andrà avanti certamente per altre iniziative come quella del carcere di Visita. Questo punto non l'ho dimenticato. Noi abbiamo fatto, voglio dire, perché questa iniziativa qui che si propone si coniuga ad un'altra iniziativa che già stiamo facendo a Poggioreale e a Secondigliano. Cioè noi abbiamo fatto un accordo con il Rotary Club di Napoli per garantire le cure odontoiatriche ai detenuti di Poggioreale e Secondigliano. Questo si coniuga benissimo, che ci mancava appunto Nisida. Le chiediamo scusa e le interrompiamo, poi dopo continuiamo, perché è una cosa bellissima, perché c'è la voce di Gigi D'Alessio che vuole salutare il cardinale. Sì, può parlare Gigi. Bene. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ringraziarti per questo gesto così bello di solidarietà verso la tua, la nostra città, che significa anche voler in qualche maniera sensibilizzare tutti questo periodo natalizio per una finalità di solidarietà e di carità, soprattutto per i nostri ragazzi. C'è qui il direttore, il dottor Pinto, poi c'è la nostra brava attrice, la Veronica, ecco, ma sono tanti giornalisti che credo interpretare i loro sentimenti dicendo grazie per questo gesto così bello che apprezziamo molto. E quindi è ben rivederci e congratulazioni, tanti successi per la tua bella straordinaria carriera artistica. Grazie. Thank you.
Certamente. Era una lista troppo lunga. Professore Ferrazzano, lei che coordina il referendum per la diocesi del mondo della sanità, quanto pensa, quale importanza hanno questi progetti che andremo a fare quest'anno? Allora, buongiorno a tutti. Così come gli anni scorsi, forse quest'anno ancora di più, un peso specifico veramente notevole, in grado non di dare semplicemente un segno, ma in grado di cambiare e migliorare il servizio pubblico al cittadino. Da diversi anni Sua Eminenza ha chiesto alla Fondazione in nome della vita, per capirci, lo sapete tutti voi, quello che ha creato e gestisce la Casa di Tonio, di realizzare, quindi di curare l'esecuzione di questi progetti. E lo stiamo facendo così, applicando il modello gestionale che facciamo per Casa di Tonio, con gli amici della Corsi di Amministrazione, qua c'è Tonio Balmese, insomma un modello basato su tre aspetti che sono efficienza, razionalizzazione della spesa e trasparenza. E sono questi tre modelli, questo modello di lavoro, questi tre aspetti che poi rendono questi progetti particolarmente concreti. E perché? Partiamo da Red Point. Allora, non si tratta di realizzare al Policlinico Federico II una vera e propria rianimazione, innanzitutto costerebbe troppo, e poi, Eminenza, forse non sarebbe nemmeno giusto, perché questo è un problema che devono affrontare le istituzioni sanitarie. Però la gestione in acuto di un piccolo paziente, teniamo conto che il Policlinico Federico II è un contenitore al cui interno ci sono decine di centri di eccellenza regionali, quindi un riferimento per gran parte del Sud Italia. Beh, molti migliaia di bambini vengono operati in chirurgia pediatrica, io mi onoro di essere uno dell'equipe che va a operare anche in quel dipartimento. E tante migliaia di bambini vengono ricoverati anche per situazioni molto gravi, proprio perché ci sono centri di eccellenza. Bene, in centinaia di volte durante l'anno ci sono fatti acuti, diciamo noi medici, cioè situazioni di grave emergenza che mettono a rischio la vita del bambino. Che si fa in quel caso? Il rianimatore viene chiamato, corre nel reparto specifico, che è sicuramente un centro di eccellenza, ma non è organizzato e non è abituato a risolvere l'emergenza. Ecco, la richiesta dei medici, la richiesta dei rianimatori e dei pediatri è stata questa: creiamo un centro, lo potremmo definire un centro di primo intervento, quasi che fosse una subintensiva, in maniera tale che il bambino viene trasferito dal reparto dove si trova in questo nuovo centro, il rianimatore va lì e salva la vita del bambino. Poi che il bimbo torni in reparto, viene poi inviato a una vera e propria rianimazione territoriale, questo è il secondo aspetto. Quindi io penso che questo primo progetto avrà una valenza veramente significativa. L'altro progetto è quello di creare un centro per le malformazioni vascolari, sempre di tipo pediatrico. Il direttore episcopo ci ha già spiegato un pochettino di cosa si tratta. Voglio giusto precisare, in questo momento in Campania non c'è un centro di riferimento per questa problematica. È una problematica molto grave, perché nei bambini molto piccoli, no, le malformazioni, senza entrare nei dettagli, le malformazioni vascolari possono essere interne e causare la morte a volte del paziente, possono essere esterne e causare delle deturpazioni, ne abbiamo visti tante volte anche noi, bimbi o adulti deformati, no, nel volto magari per gli angiomi, per gli emangiomi. Ora, il desiderio è quello di realizzare un centro di alta specializzazione nel policlinico, ci vogliono delle attrezzature, basta sicuramente ci aiuterà a comprare tutte le attrezzature necessarie e poi essenzialmente vertono verso l'utilizzo oggi di apparecchiature laser. Però anche attraverso questo obiettivo vogliamo anche realizzare una banca dati regionale, questo si farà proprio con l'ASL, si farà con tutti i pediatri del territorio, affinché i pediatri sul territorio poi possano aiutare gli studiosi, i medici, i ricercatori del Policlinico a creare la banca dati e finalmente avere dei dati certi. Oltre ovviamente ad offrire la risoluzione. E poi arriviamo al terzo e ultimo progetto, che penso che sia assolutamente esclusivo. Io sono molto legato a Nisida perché quando mi sono laureato nel 90 vinsi un progetto europeo per andare a insegnare lì, ovviamente, problematiche di tipo sanitario. E ricordo che, Eminenza, andavo lì lunedì a fare lezioni, poi me ne tornavo alla mia vita di medico, policlinico, privato che fosse in quel periodo, e fino alla domenica ero
veramente letteralmente angosciato, che era un carcere durissimo. Poi le cose sono cambiate e migliorate, credo che dalla ventina d'anni ci sia il nuovo direttore, che è un carissimo amico, e è stata fatta una trasformazione, cioè questo carcere duro è diventato sì un carcere, perché lo è a tutti gli effetti, ma è anche un luogo dove si cerca di recuperare e salvare questi ragazzi che hanno delle pendenze penali gravissime, se no non si vengono in carcere, quindi hanno commesso reati gravissimi, forse più gravi che si possano commettere su questa terra, ma alcuni di essi sicuramente vogliono riscattarsi e tornare alla vita, e loro frequentano corsi teatrali, corsi di letteratura, la scuola che magari non avevano potuto frequentare che c'è lì dentro, corsi di cucina, di questi cittadini di pizzaiolo, insomma si fanno tante cose. E c'è anche un ottimo ambulatorio dell'ASL, gestito dall'ASL, dove il direttore manda i medici per risolvere problematiche sanitarie. Però c'è una stanza che il direttore guida mi ha fatto vedere, aperto questa stanza, è un bellissimo ambulatorio, tutto pronto e cablato, ci sono anche i tubi che escono al centro del pavimento e manca però la realizzazione del centro del teatro, che in un'accorata lettera che il direttore guida ha mandato qualche tempo fa al cardinale, si spiega che l'emergenza sanitaria in quel carcere, come forse in tutti i carceri, è proprio la mancanza delle cure odontoiatriche. Quindi sì, si fa un grande sforzo per riabilitare questi ragazzi nella speranza che poi usciti da lì abbiano qualche mestiere, qualche arte, possano inserirsi nel circuito della vita, tra virgolette, normale, ma senza una salute orale non riescono nemmeno a presentarsi decentemente. Quindi vogliamo realizzare questo centro, che sarà una grande ambizione, perché per farlo, e chiudo, bisogna mettere insieme tutte le istituzioni che possono, ognuna delle quali può mettere una piccola parte, un tassello. Ci sarà quindi la Chiesa di Napoli, il Cardinale, la Fondazione in nome della vita e l'Associazione di Volontariato Medico, che anche il Rotary Castel dell'Ovo che partecipa. E ci sarà una serie di benefattori, ci saranno una serie di benefattori, diciamo. Però poi dopo bisogna creare il centro. E poi soprattutto ci vogliono i medici. Qui abbiamo immaginato di coinvolgere la scuola di medicina, quella che un tempo era ampliata per chiamare la facoltà medica Federico II, perché ci sono gli odontoiatri, ci sono gli specializzandi, gli specialisti di quella scuola che, riuniti attraverso il cappello del volontariato medico, andranno a lavorare periodicamente, quotidianamente, vedremo si farà una turnazione. Ma non basta, c'è la regione Campania che vuole intervenire, l'assessorato alle pari opportunità. Perché qua si tratterebbe proprio di pari opportunità, cioè dare a questi ragazzi la pari opportunità che i nostri figli, i nostri nipoti hanno, perché stamattina, oggi pomeriggio vanno a curarsi normalmente, cose che questi ragazzi non possono fare perché non possono essere mandati continuamente fuori, ci vuole l'ok del tribunale di sorveglianza, ci vuole costi enormi per fare trasferimenti di sicurezza. Insomma, sarà un consorzio, ovviamente ci sarà il Ministero di Grazia e Giustizia, ci sarà l'ASL. Quindi un vero e proprio consorzio di istituzioni di buona volontà e tutti insieme, io penso che ce la faremo sicuramente. Grazie. Grazie. Una preziosa e ulteriore delucidazione dei progetti che andremo a fare. Tu sei più abituato al rapporto con il pubblico, un teatro, al pubblico che non vedi, quello della televisione, quello del cinema. Che emozione ti procura presentare una serata dedicata ai bambini ospedalizzati, ai bambini che soffrono? Allora, sicuramente è un onore che ho avuto e sono diversi anni che questo onore, insomma, ritorna. Quello che c'è di più democratico, purtroppo, credo che non sia neanche la fortuna, le occasioni, ma che sia il dolore. E quindi essere una cittadina attiva, un artista che mette a disposizione la propria faccia, la propria simpatia per ricordare al mondo che, insomma, il valore vero è la condivisione, mi onora, mi ha onorato essere la Veronica scelta dal cardinale per presentare il Papa di essere diversi anni fa, mi onora essere un'attrice comica, brillante, che incuria, insomma, gestisce come padrona di casa quest'asta, è un'emozione che condivido con la mia città, io mi sento più che un'attrice, una cittadina che deve partecipare al benessere della propria comunità. Un'asta dedicata ai bambini mi vede coinvolta come donna, come artista, come madre, e vi posso dire che è arrivata in un momento di vita importante. Anche quando nella mia famiglia era arrivata la disperazione, un giorno la chiamata del cardinale per presentare il Papa mi ha aperto il cuore alla speranza. E forse mi piacerebbe rispondere al mio amato direttore della RAI che noi uomini possiamo fare poco,
possiamo fare moltissimo, ma la cosa importante che ci arriva dalla fede è la speranza. E io credo che quest'asta ci ricordi che noi con la speranza possiamo fare moltissimo. Forse è quello che in questo momento storico manca, la paura di non essere protagonisti veri di un tempo, di non riuscire a dare abbastanza, perché sembra che la crisi economica sia l'unica crisi da prendere in considerazione. Invece aprirsi alla speranza, e questo è un appuntamento importante, ci ricorda che possiamo fare molto, al di là dei BTP, di tutte le cadute, insomma, di questi nomi particolari, gli spread e quant'altro. Noi siamo qui, Napoli brilla per la solidarietà, oltre che per la cultura, ma brilla soprattutto perché quando si unisce dà il meglio di sé. Io ci sono, ci sarò sempre, prima come madre, poi come artista e come cittadina. Questa è una città che mi appartiene e i figli di questa città sono anche figli miei. Grazie. Il suo appello trova sempre più consensi, questa volta anche da sorprendere, sono venuti gli amici, le hanno portato la riproduzione di un quadro importante, l'hanno fatto evidentemente anche in omaggio al direttore Vittorio, il sorrentino storico, e hanno portato la riproduzione di un quadro del Settecento che si trova in una circonfraternita del centro di Sorrento, in via Tasso, se non ricordo male, e questa riproduzione che è particolare, su tela, fatta con una tecnica particolare, l'hanno donato a lei. E rappresenta San Gennaro insieme a San Giuseppe e a San Raffaele che pregano e onorano la Vergine, che in quel caso è rappresentata da un'icona e apre le porte del paradiso. Infatti sono degli angeli che tengono messo, reggono questa icona, hanno voluto dare il loro contributo e lei generosamente come sempre l'ha messa a disposizione dell'astra di beneficenza. A lei. Ringraziamo tutti. Beh, questa icona è un po' il senso anche di questo testo che noi facciamo, sperando che San Gennaro e la Vergine Maria, così come lei è raffigurato in questo quadro, ci possano aprire un po' le porte, perché se pensiamo noi di aprirla stanno guaiati, insomma, no? E invece ci mettiamo nelle loro mani, può darsi che qualche porta del paradiso si possa aprire. Ma io volevo dire, sì, asta di beneficenza, asta di solidarietà, è una gara di solidarietà che prende tutti, perché quando si bussa al cuore di qualcuno per dire svegliati, apri gli occhi, perché ci sono dei bambini, dei fratelli, delle sorelle che hanno bisogno del tuo aiuto, ecco, io non ho mai visto un cuore chiuso. Ho visto un'apertura totale da parte di tutti. Il fatto che fin dall'inizio il Papa, il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro hanno sempre voluto dare un contributo anche per loro, è come dire, noi vogliamo ecco, dare un segno che il nostro è una volontà di essere vicini, di accompagnare con quello che possiamo, come possiamo, questa gara di solidarietà. Ma io ricordo anche gli altri anni, invece poi anche questo presente che ci ha dato Napoli C'è, mi hanno dato l'altro giorno in questa premiazione. Va bene, ma se si facesse la storia di quanti hanno voluto esprimere vicinanza, solidarietà, sarebbe da scrivere una storia quasi infinita. Io dico che noi ogni anno scriviamo una pagina di carità a Napoli, dove il cuore di Napoli scrive, ecco, con la sua penna, diciamo, come dire, con tutto quello che è la ricchezza valoriale delle nostre tradizioni napoletane, una pagina bella per la nostra città. Appunto io, soprattutto poi, ecco, fin dal primo momento, quando pensavo alla RAI, no, i dirigenti RAI, sembravano tutti degli extraterrestri, invece poi dopo... Io lo sono un po', però io ho trovato sempre un cuore veramente aperto, non solo, ma partecipativo, cioè... Sembrava non sapevano loro che altro fare per poter rendere bella questa serata,
e poi coinvolti e nella ricerca di tutto, tutto, una disponibilità. Abbiamo molti peccati da farci. È veramente una gara di solidarietà che scrive una storia di carità nella nostra città. Una storia che è fatta, mi ricordo, non so, qualche volta il peluche di un bambino, no? Quello che tu hai anche nel tuo ufficio, questo ginocchietto. Poi ricordo chi era quel campione del motociclista che ha dato la sua tuta, Valentino Rossi. Valentino Rossi. Poi una sposa che ha dato il suo vestito di sposa perché così potesse servire. E sono una storia infinita fatta di piccole e grandi cose. La bicicletta del Papa. La bicicletta del Papa. Il suo anche l'altro poncio, no? Come ho scritto, che poi mi domandavo come andare alla fase. Lui però mi sta dicendo mi fa sapere meglio così. E quindi questo coinvolgimento di tutti è una pagina bella. Io credo che il pensare che c'è una sensibilizzazione per tanti, e appunto prescindere da credere, per tanti che vogliono fare un gesto di bontà per i nostri, soprattutto bambini ospitalizzati, risponde anche a quella vocazione che ci ha dato il Signore, di essere dei buoni servitori, soprattutto nell'aprirci agli altri e nel confortare quei cuori che veramente hanno bisogno di essere accompagnati. Allora vi ringrazio anche per questa vostra partecipazione. Abbiamo portato via un po' di tempo, Presidente, a te. Però è un tempo ben speso, no? Lasciamo sempre l'equilibrio. Come? È un tempo ben speso. E poi vediamo, ci vediamo tutti, casomai, alla serata anche della nostra brava Veronica e di Gigi D'Alessio. È così che va bene, poi quello che sarà. Ecco, suggerisco ai colleghi giornalisti il titolo, la parola ci accompagna il cacciare i soldi. Il 18 dicembre è la serata, sì. A partire da martedì sono in distribuzione i biglietti per l'accesso e con l'offerta presso Nuova Stagione, presso l'Episcopio, presso la Puglia Arcivescovile di Napoli. Il coordinamento artistico e pastorale, come sempre, è di padre Doriano De Luca. Una chiesa di carità in una città dal cuore d'oro. La presenza della carità è testimoniata anche dalla presenza del vicario episcopale Don Tonino Valdese. Perché loro hanno presso Nuova Stagione, c'è anche un sito, una possibilità per acquistarli Situato presso la chiesa di Santi Felice Apacolo in via Tasso a Sorrento. Il dono che oggi abbiamo fatto oggi al cardinale è la riproduzione della tela che abbiamo sull'altare, che è stata restaurata quest'anno, che è l'unica chiesa in pericolo sorrentino che ha un altare dedicato a San Gennaro. La tela raffigura San Gennaro con ai lati i Santi Felice, cioè Raffaele, San Raffaele e San Giuseppe, con una icona della Madonna che dice la Madonna del Buon Morire, che accompagna, apre le porte del cielo. Questa tela è una tela del Settecento, che è il nostro della chiesa. È stata da poco restaurata ed è una tela di pregevole importanza.